Sono di quei fatti che non si possono dimenticare nella vita, almeno per chi è stato in qualche modo protagonista, no? Sono dei fatti che passano sopra la testa della gente. Sono fatti che rimangono anche perché uno c'era dentro. So che avevamo occupato anche la fabbrica. Intendiamoci, occupato non voleva dire. Abbiamo presidiato la fabbrica, anche per essere più precisi, anche perché lì c'è stato un momento che non si sapeva quale sbocco poteva avere la situazione. Allora si era tutto in attesa di sapere cosa, lo sciopero generale, si fa, non si fa, qualcuno parla anche di questi eccessi, no, che c'erano. Tirare fuori le armi a me praticamente non risulta. Però c'era un momento di tensione forte. E noi avevamo occupato, appunto, presidiato la fabbrica, ma non eravamo in tanti, in fabbrica, se ricordo bene, una ventina, 25. In modo particolare perché la fabbrica era un punto di riferimento, non è come adesso c'è. La radio, erano pochissimi che avevano a casa la radio. Il telefonino, non ne parliamo neanche. Quindi l'unico punto di riferimento era, abbiamo pensato di dare la fabbrica e quindi eravamo lì come organizzazione sindacale, come commissione interna, che i lavoratori se volevano venivano a chiedere informazioni, questo in modo particolare. Anche se poi sì. Durante la notte lì un gruppo di tre o quattro si sono messi lì a fare, perché lì c'era il problema, di fare qualche cosa contro le scorribande delle camionette della Celere, no? Si chiamava allora la Celere. Abbiamo fatto queste cose a tre punte, questi chiodi a tre punte, no? Che si buttano, poi sono andati a buttarle sull'Aurelia e ricordo bene, questo mi hanno riferito perché non c'ero. Il primo che è stato vittima di questo fatto non era poi la Celere, era un camioncino che portava il latte che veniva da Albenga, portava il latte alla centrale di Savona, questo per dire, no? Questi sono aspetti marginali della questione, però il problema era appunto quello, la fabbrica è stata presidiata dalla commissione interna, da questo gruppo, in modo particolare con quello scopo lì, perché eravamo in attesa di sapere cosa poteva succedere, poi fortunatamente la cosa si è risolta. Crediamo a basso senno di poi.